Scusate, ma io ho anche altri impegni. Individuate tra i presenti un sostituto e cominciamo. Ma veramente? Alle pratiche ci penseremo dopo. Forza. Serena, te la senti? Certo. Grazie. Bene, possiamo cominciare. Vuoi tu, Guglielmo Marcolfi, prendere come tua legittima sposa la qui presente Lara Rubino? Sì. E tu, Lara Rubino, vuoi prendere come tuo sposo il qui presente Guglielmo Marcolfi? No, no. Scusate. No. Non l'ha chiesto a te. Proceda. No, prima che tu risponda è giusto che tu sappia una cosa, Lara. Veramente noi vorremmo continuare, scusa. Non mi interrompere, gente. Ma cosa vuole questo cretino? Scusa, Lara. Cretino, ha detto bene, sono un cretino. Io sono quell'imbecille che in tutto questo tempo non ha capito quanto tu sia importante per me. Importante. Importante. Sì, importante. Ti sei dimenticato che mi hai chiuso a casa? Perché per te non esistevo. No. E quando ti aspettavo ore e ore a casa, invece tu stavi fuori a farti una birretta con gli amici? Poche volte. E quando è saltato il matrimonio? Quello non è per colpa mia, non però è? Però hai fatto la palla al balzo. Signorina, non mi sembra il momento. Ma la voglio finire con sta pagliacciata, per favore? Lara, è giusto che tu sappia una cosa. Oggi è importante che io te la dica. Lara. Lara, io ti amo. Grazie. No, adesso basta. Lara, il sindaco ti ha fatto una domanda. Vorrei che rispondessi anche alla mia, va bene? Lara? Rispondi, Lara. Guglielmo, tu sei una persona straordinaria, meravigliosa. Ma io amo lui. Sentite che ha detto, ama me. Scusa un attimo. No, no! Attento. Dai, dammi uno schiaffo che me lo merito, scusate, dammi uno schiaffetto, dai. Luca! Ecco, perfetto, grazie. Bello schiaffo, lo meritavo, grazie. Adesso andiamo, Lara. Andiamo. Scusami. Ecco, bisognerà restituire i regali un'altra volta. Meno male. Ma io l'ho sempre detto, per me quello giusto è lui. Certo che questo Manaro non segue mai le procedure. Però questa volta non posso dargli torto. Dai, non te la prendo. C'è qualcosa che posso fare per te? Tira la via! Ah, l'ho preso!